Allora ragazzi, con questo video facciamo un ripasso di storia, in modo particolare della Grande Guerra. Io faccio sempre riferimento ai compiti che io vi ho dato la settimana scorsa, cioè di completare l'unità della Prima Guerra Mondiale facendo riferimento sia al libro che abbiamo già letto, anzi avete già letto, avete anche già fatto tutti gli esercizi dell'unità, ma anche facendo riferimento al sito che ho creato della Prima Guerra Mondiale. In ogni caso, lo schema, io spero che voi l'avete completato. Io vi ho fatto un facsimile che vi ho caricato sul Drive. Ora ce lo andiamo a leggere, così facciamo un ripasso generale della Grande Guerra. Quindi io vi invito a aprire la mia cartella dentro terza E, pro ferro, e andare dentro la cartella di storia, dove trovate già due PDF, uno della Grande Guerra e uno della Rivoluzione Russa, che sono le due unità che tratteremo adesso. Allora, ragazzi, passiamo a un ripasso generale appunto della Prima Guerra Mondiale. Prima Guerra Mondiale che sappiamo scoppia nel 1914, quando i rapporti tra le potenze europee, ragazzi, iniziano a diventare sempre più marcati da un certo nazionalismo negativo. Nel PDF io vi ho riassunto a grandi linee quali sono le cause della Prima Guerra Mondiale. Leggiamole assieme. Molti stati avevano un atteggiamento di aperta ostilità verso gli altri. Abbiamo visto che con un nazionalismo crescente all'interno di vari stati, potenze come Germania credevano di essere superiori, potenze come Francia, lo stesso, Inghilterra, eccetera, eccetera. Ma in modo particolare c'erano diversi vecchi screzi. Vi ricordate, Francia e Germania litigavano lungo il confine, soprattutto perché ancora dalla terza guerra nostra di indipendenza, nel 1870, con la battaglia di Sedan, Napoleone III era stato sconfitto e la Germania, all'epoca c'era Bismarck, vi ricordate, ha rubato l'Alsazia e la Lorena, due territori al confine con la Francia, molto preziosi perché contengono miniere di carbone e di gas. Quindi la Francia le rivuole e la Germania ovviamente non ha nessuna intenzione di ridargliele indietro. Poi c'è anche il secondo punto: in molti stati fiorivano movimenti nazionalisti che speravano nello scoppio della guerra per poter rivendicare la superiorità della propria nazione. È la gara qua, no? L'ho detta con uno sketch simpatico a chi farà pipì più distante, cioè effettivamente è una gara dove io sono meglio di te, ma sono meglio di te perché ho più storia, sono meglio di te perché sono più ricco. Ecco, questa rivalità noi la sentiamo in modo particolare con una rivalità tra la Gran Bretagna e la Germania. La Gran Bretagna era il top all'inizio del Novecento, è vero, nel Settecento aveva perso gli Stati Uniti, ma ci aveva guadagnato l'India e ci aveva guadagnato l'Australia, la Nuova Zelanda e gran parte dell'Oceania. Quindi era il top di gamma delle potenze mondiali. La Germania invece, nel giro di mezzo secolo, da quando era stata unificata, vi ricordate prima era la Prussia, nel 1870, arriva alle soglie del 1914 che è la superpotenza mondiale. Quindi non solo era riuscita a deguagliare la produzione economica della Gran Bretagna, ma a bypassarla, a sorpassarla. E questo per i tedeschi, ragazzi, era un grande motivo d'orgoglio nazionale. Poi, terzo punto, lo sviluppo industriale aveva messo a disposizione delle potenze europee una quantità enorme di armamenti, flotte e aerei. La Belle Époque. Questo è il rovescio della medaglia della Belle Époque. Belle Époque, grande epoca, grandi innovazioni, ma c'è il rovescio della medaglia. Tutte quelle innovazioni che servivano allo sviluppo mondiale sono però anche state utilizzate in malo modo. Per la produzione di armi, bombardieri, sommergibili, armi chimiche. Ovviamente tutte queste armi alla fine dovevano trovare una valvola di sfogo e la valvola di sfogo fu la Prima Guerra Mondiale. Tensioni trazioni in varie zone, la penisola balcanica l'abbiamo visto, ci sono state due guerre balcaniche.
I Balcani erano di proprietà dell'Impero Ottomano, ma l'Impero Ottomano era in una parabola discendente, quindi tutti quei territori, ragazzi, facevano gola all'Impero Austro-Ungarico e alla Russia. E anche al povero Impero Ottomano che comunque voleva mantenere quei territori. La crisi è l'Impero Ottomano, ma se quei territori, se l'Impero Ottomano crolla, tutti quei territori a chi vanno? Perché l'Impero Ottomano non ha solo i Balcani, ha anche la Turchia e ha anche il Medio Oriente. E poi c'è l'Impero Russo, grande impero ma male organizzato. A capo dell'Impero Russo c'è lo zar, ora siamo nel solito 900, c'è Nicola II, una dinastia di Romanov, ma sappiamo che è male organizzato. Vi ricordate, vi ho fatto anche lo schema, uno degli ultimi schemi che vi ho consegnato in fotocopia. Era gigantesco, ma c'era la servitù della gleba, c'era la schiavitù, sì, insomma, non era organizzato da un punto di vista democratico come le altre nazioni, quindi la popolazione si stava un po' stufando della gestione dello zar. E purtroppo, ragazzi, tutte queste ansie della popolazione emergono per la Russia, proprio mentre la Russia è dentro la prima guerra mondiale. Quindi questo vuol dire che la Russia sarà costretta a ritirarsi dalla prima guerra mondiale perché le tensioni interne, di cui già c'era sentore prima della guerra, esplodono proprio durante la guerra nel 1917. Poi c'è il confine franco-tedesco, lo abbiamo appena spiegato, l'altra conflittualità, l'altra tensione, e poi il nostro confine italo-austriaco. Cioè, noi vogliamo Trento e Trieste, ve l'ho sempre detto, sono gli irredentisti, se vi ricordate, che vogliono Trento e Trieste. Ma è la maggior parte dell'Italia. Però, ragazzi, fatalità, noi siamo proprio alleati con l'Italia. E questo è il prossimo punto. Ci sono delle alleanze strane che si sono create alle soglie del Novecento, alleanze che costringono gli stati membri ad aiutarsi reciprocamente in caso di guerra. Eccola qua, 1882, triplice alleanza, formata da Impero Austro-Ungarico, Italia e Germania. Ora, cosa ci facciamo noi alleati? Un conto vale per la Germania. La Germania, ancora quando era Prussia, ci aiutò nella nostra unificazione, vi ricordate? Fu grazie alla Germania che noi nel 1866 abbiamo preso il Veneto, per esempio. Si chiamava ancora Prussia, ho sbagliato. Grazie alla Prussia abbiamo preso il Veneto. Ma perché allearsi con l'Austria? Fu nel 1882 una decisione della sinistra storica, il governo italiano, che riteneva che l'Italia avesse bisogno di sex appeal in Europa, doveva essere attratta, doveva essere guardata e ammirata dalle altre superpotenze. Quindi l'unico sistema, ok, era allearsi con i potenti che in quel momento erano la Prussia e la Germania. Erano la Prussia, quindi la Germania e l'Impero Austro-Ungarico. Nell'accordo della Triplice Alleanza, vi leggo qua, i singoli stati si impegnavano a intervenire in difesa degli altri in caso d'attacco. C'erano però delle tensioni, appunto, noi, le nostre, quindi noi ci alleiamo, ma è un'alleanza che scricchiola, infatti lo avete visto e dopo lo ripassiamo. Nel 1907 c'è la seconda alleanza che è la Triplice Intesa, Francia, Gran Bretagna e Russia, che si alleano per creare un fronte comune contro l'espansionismo tedesco. Nella seconda pagina io vi ho fatto la carrellata di vari stati, questa vi invito a leggervela, è un ripasso, la Gran Bretagna, la Francia, l'Impero tedesco, l'Impero austro-ungarico, l'Impero russo, ok? Sono cose che già conoscete, già cose che già vi ho spiegato, abbiamo visto la Gran Bretagna che aveva una flotta potente e stava cercando di contrastare l'ascesa tedesca, la Francia che anche lei aveva un impero coloniale molto, molto vasto. E rivendicava, appunto, voleva la rivincita della sconfitta patita per colpa della Prussia nel 1870. Poi abbiamo l'impero tedesco, l'abbiamo visto, l'impero austro-ungarico, vi ricordate, multietnico, tantissime nazionalità al suo interno, ma poca unità. E paradossalmente, però, l'imperatore era anche ben accettato, la burocrazia era efficiente, ma il problema dell'impero austro-ungarico erano le popolazioni: cechi, serbi, croati, bosniaci. E ungheresi, austriaci e anche italiani, perché Trento e Trieste, ragazzi, ci sono gli italiani. Tutte queste popolazioni, non dico che non andassero d'accordo, ma volevano la propria autonomia.
tranne gli italiani che invece volevano tornare all'Italia. E poi abbiamo l'impero russo, che è una monarchia assoluta sotto la guida di Nicola II, l'ultimo zar, vedremo, della dinastia di Romanov, iniziata ancora nel 700. Arriviamo alla prima data chiave che vi ho sottolineato in giallo, 28 giugno 1914. A Sarajevo l'arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono d'Austria, viene praticamente ucciso da un nazionalista serbo, Gavrilo Princip. A quel punto l'Austria si arrabbia e dichiara guerra alla Serbia. La Serbia è coinvolta perché il Gavrilo Princip è serbo, quindi l'Austria non vedeva l'ora di attaccare la Serbia, okay? Che invece voleva l'indipendenza. Il 23 luglio l'impero austro-ungarico dichiarò guerra alla Serbia. I generali austriaci pensavano che sarebbe stata una guerra veloce, senza particolari ostacoli. Cioè, ritenevano la Serbia, i generali austriaci, una nazione inferiore. Quindi la guerra doveva concludersi in un'annessione diretta della Serbia nel giro di pochi mesi, però sappiamo che non fu così perché scoppiò la prima guerra mondiale. L'attentato di Sarajevo scatenò una serie di reazioni a catena di guerra, appunto perché si mette in gioco il sistema di alleanze. La Russia si schiera a fianco della Serbia, ma perché? Perché se l'Austria conquista la Serbia, allarga i suoi domini nei Balcani, e la Russia non voleva, voleva anche lei i Balcani. E la Francia entra in guerra, ma perché? Perché se la Russia entra in guerra, la Russia si trascina dietro la Francia, c'è la triplice intesa. La Germania, se l'Austria entra in guerra, c'è la triplice alleanza, quindi la Germania è trascinata nella guerra dall'Austria. Diciamo che i tedeschi non vedevano l'ora di entrare in guerra, per schierarsi contro la Francia e la Russia. L'ultimo punto abbiamo la Gran Bretagna, che ovviamente se Francia e Russia entrano in guerra, lei che fa parte della triplice intesa è costretta ad entrare in guerra. 4-21 agosto 1914. La Germania invase il Belgio. Questo è il piano dei tedeschi dall'inizio. Guerra lampo, attaccare la Francia in una frazione di secondo, ma non attraverso il confine solito, ma aggirandola dall'alto. Hanno invaso il Belgio, che era uno stato neutrale, e hanno puntato dritto su Parigi. Il loro obiettivo era quello di fare una guerra, o almeno il loro obiettivo, il loro sogno era quello di una guerra lampo, veloce. 448. Questo perché, eliminata la Francia, si sarebbero concentrati sul colosso che era d'Oriente. La Russia, che ovviamente poteva mettere in campo un esercito molto più superiore, perché insomma la Russia è gigantesca. Il conflitto mondiale però non favorì i tedeschi. La guerra lampo saltò immediatamente, anzi, dopo tutto il complesso sistema di alleanze, ragazzi, anche altri stati entrano in guerra. Il Giappone entra in guerra, dichiara guerra alla Germania. Addirittura occupandone le isole del Pacifico, i tedeschi con il colonialismo dell'Ottocento erano arrivati anche nel Pacifico. L'impero ottomano entra in guerra, ovviamente si appoggia alla Russia e vuole sfidare gli imperi centrali, cioè imperi centrali, quel nome che io vi ho fatto imparare, il duo Austria-Germania. Ma il piano dei tedeschi, vi ho detto, non va a buon fine, perché già il 5. Tra il 5 e il 12 settembre del 1914 abbiamo la prima grande battaglia della prima guerra mondiale, che è la battaglia della Marna. Nella drammatica battaglia della Marna, i tedeschi furono fermati lungo 200 km di trincee, quindi la loro guerra lampo, ciao ciao, diventa guerra di posizione. I tedeschi e i francesi si scontrano lungo questa linea di trincee e non riescono ad avanzare. Conquisti tra trincee, ne perdi 10. Il giorno dopo ne conquisti 20, ma ne perdi 15. E si va avanti così per 2-3 anni, una guerra che si chiama di posizione, anche perché si va di posizione in posizione, una guerra anche di logoramento, perché stare tutti questi mesi in trincea, i soldati si ammalavano, pativano il freddo, erano esposti alle intemperie. Contemporaneamente però i tedeschi sono costretti a badare anche i russi, perché sono anche loro i loro avversari. E nella battaglia dei laghi Masuri e Tannenberg, sempre nel 1914,
La flotta, la flotta, scusate, l'esercito tedesco riuscì a fermare i russi. Quindi, se nel fronte orientale i tedeschi hanno qualche successo e riescono a bloccare l'esercito russo, è nel fronte occidentale con i francesi che i tedeschi non riescono ad andare oltre. Ok? Successivamente, noi abbiamo l'intervento della flotta inglese. La flotta inglese. Gli inglesi, la Gran Bretagna, che avevano la flotta più potente in assoluto, bloccano tutti i porti dell'Europa per impedire che i tedeschi arrivino i rifornimenti. Allora i tedeschi rispondono con un'arma che avevano sviluppato durante l'epoca della Belle Époque, il sommergibile. Per bypassare, per rompere il blocco commerciale britannico, iniziano a mandare per mare i sommergibili e affondare tutte le navi britanniche. Fu un massacro. Arriviamo al 1915. Noi. Allora, nel 1915 l'Italia entra in guerra. Ma perché non era entrata in guerra prima? Beh, l'abbiamo visto. Secondo il sistema delle alleanze, noi saremmo dovuti entrare in guerra con chi? La triplice alleanza. Ma se noi entriamo in guerra con la triplice alleanza, che senso ha? Già non aveva molto senso averla firmata, ma addirittura entrarci in guerra voleva dire schierarsi con l'Austria pur volendo i territori austriaci, cioè Trento e Trieste. Ecco che il governo italiano prende un anno sabbatico, un anno di pausa in cui riflette. Ma in questo anno i ministri italiani Salandra e Sonnino iniziano a tessere delle relazioni diplomatiche con la Triplice Intesa, in modo particolare con la Gran Bretagna. Tanto è vero che nell'aprile del 1914 15, l'Italia firma il patto di Londra, si allea con la Triplice Intesa. Non tutti in Italia erano favorevoli alla guerra. Io qui vi ho fatto una tabellina con scritto coloro che erano favorevoli alla guerra e coloro che erano contrari alla guerra. I contrari alla guerra erano i neutralisti, i cattolici, perché appoggiavano il Papa, adesso sono i cattolici, non erano favorevoli alla guerra, e i socialisti, ma non tutti i socialisti, perché una parte dei socialisti, coloro che vedremo si chiamano socialisti rivoluzionari, invece erano favorevoli al conflitto, favorevoli anche perché tra di loro c'era un guerrafondaio, che vedremo nell'unità successiva, Benito Mussolini. I nazionalisti, invece, erano favorevoli alla guerra perché credevano che attraverso la prima guerra mondiale l'Italia sarebbe arrivata a un passo successivo, praticamente avrebbe ottenuto una grande stima da parte delle potenze europee. E poi c'erano gli irredentisti che erano favorevoli alla guerra, volevano Trento e Trieste. C'è da dire che il nostro re, perché noi siamo ancora una monarchia, dal 1914, 15, 16 fino al 48, 46, scusate. Il nostro re Vittorio Emanuele III voleva la guerra. Fatto sta che nell'aprile del 1915 noi firmiamo il patto di Londra e il 24 maggio del 1915 dichiariamo guerra all'Austria. 24 maggio 1915. Il teatro principale delle nostre operazioni belliche è sulle Alpi e sulle Prealpi, in un cerchio che va da nord del Trentino fino alle Alpi Carniche. Ok? Ma l'esercito italiano era molto debole, era composto da circa 1,5 milioni di soldati che erano purtroppo anche mal equipaggiati. Quindi noi arriviamo alla prima guerra mondiale, ma non siamo preparati. Poi arriviamo alle prime nostre battaglie. Tra il giugno e il dicembre del 1915 abbiamo le battaglie dell'Isonzo. Luigi Cadorna, che è il nostro generale, lanciò quattro attacchi contro appunto gli austriaci e la guerra iniziò a mettersi anche bene da parte degli italiani fino a quando anche su questo fronte, oltre che sul fronte tedesco, si passa a una guerra di posizione, quindi una guerra di trincea. Solamente che qui è combattuto in mezzo ai monti, in mezzo alle valli e questo rende le operazioni belliche ancora più difficili, oltre al freddo della montagna. Arriviamo così all'anno 1916. Nel 1916 la guerra ormai è estesa in tutta Europa, ok? Tra il febbraio e il dicembre del 1916 abbiamo la battaglia di Verdun. L'esercito tedesco inizia a sferrare un poderoso attacco contro i tedeschi perché vuole rompere le linee delle trincee e l'attacco si, come dire, verifica attorno alla città di Verdun. I tedeschi riescono a vincere, ma
Subito dopo, tra luglio e novembre del 1916, abbiamo la battaglia della Somme, controattacco da parte delle truppe francesi aiutate dalla Gran Bretagna, dalle truppe della Gran Bretagna, e battono i tedeschi. La battaglia della Somme è ricordata per il massiccio uso dell'artiglieria pesante, in modo particolare gli inglesi fanno uso per la prima volta su un campo di battaglia del carro armato. Sempre nel 1916 l'Italia continua a combattere contro gli austriaci nella quinta battaglia dell'Isonzo. In totale sono 12 ragazzi di Fiume Isonzo in Veneto. Sono 12, non in Veneto, scusate, in Friuli. Sono 12 le battaglie, ok? Abbiamo visto i primi 4 attacchi di Luigi Cadorna, ora il quinto tra il maggio e il giugno del 1916, è sempre Cadorna. L'Austria avanza massicciamente, le truppe italiane riescono a contenere l'avanzata austriaca fino ad Asiago, dove ci siamo stati, vi ricordate, è uno dei luoghi teatro della Prima Guerra Mondiale. Nell'agosto del 1916 abbiamo la sesta battaglia dell'Isonzo. L'esercito italiano finalmente riesce ad avanzare un pochino e a spingersi fino alla città di Gorizia, in Friuli Venezia Giulia. Siamo quasi alla fine, 1917. Il 1917 fu l'anno decisivo. La Germania era bloccata dagli inglesi, aveva scatenato la guerra sottomarina e aveva affondato, continuava ad affondare navi a destra e a sinistra. Ma tra queste navi affondò anche qualcuna degli Stati Uniti. Era l'occasione che il presidente Woodrow Wilson aspettava. Nel 1917 gli Stati Uniti entrano in guerra contro la Germania e l'Austria. Gli Stati Uniti, a dire la verità, già facevano parte del conflitto, rifornivano le truppe della Triplice Intesa, quindi rifornivano Gran Bretagna, Francia e a questo punto anche l'Italia. E la Russia rifornivano di munizioni, armamenti e quant'altro. Ma l'affondamento di molte delle loro navi mercantili da parte dei sottomarini tedeschi spinse gli Stati Uniti ad entrare in guerra. È chiaro che l'entrata in guerra degli USA sposta gli equilibri. Ma a spostare gli equilibri non è solo l'entrata in guerra degli USA, ma è l'uscita della Russia dalla guerra. 1917. La Russia, tra tutti i paesi coinvolti, è quella che ha sostenuto il maggiore sforzo bellico, però dentro il suo paese, nel febbraio del 1917, lo zar Nicola II è costretto a abdicare della popolazione. Scoppia una rivolta interna in territorio russo e a San Pietro Pietrogrado, che oggi si chiama San Pietroburgo, e i rivoltosi contro il sistema, contro lo zar, contro la monarchia assoluta. Contro i rivoltosi vengono mandate le truppe, ma che le truppe non sono più fedeli però al monarca, allo zar, ma si alleano con i rivoltosi. Vogliono far finire la monarchia assoluta e ci riescono, ok? Perché il capo dei rivoltosi, Vladimir Lenin, prenderà il potere, lo zar Nicola II è costretto ad abdicare e se ne va. E il 3 marzo del 1918 viene firmata la pace di Brest-Litovsk, una pace che permette ai russi di uscire dalla guerra. La Russia si ritira dal conflitto. 24 ottobre 1917, fronte nostro, battaglia di Caporetto. C'è una massiccia invasione austriaca e tedesca nei nostri confini. Visto che la Russia è uscita di guerra, tutte le truppe tedesche che erano sul confine orientale non servono più, vengono spostate in Italia per aiutare gli austriaci contro di noi. La disfatta è totale, tanto se è vero che si parla anche di disfatta di Caporetto, ragazzi. Tutte le forze italiane vengono annientate e noi riusciamo in modo disordinato a ritirarci ad Asiago e su Monte Grappa e a fermare l'avanzata in modo miracoloso, ma abbiamo l'esercito tedesco-austriaco alle porte, ci vuole qualcuno. La condotta della guerra impropria e condotta in modo negativo e sbagliatissimo dal nostro generale Luigi Cadorna spinge il re Vittorio Emanuele III a toglierlo dal comando e a cambiare generale. Il nostro nuovo generale è Armando Diaz, che riuscirà a prendere le truppe italiane, a farle in poche parole svegliare fuori e a affrontare l'anno successivo in modo migliore. 1918, infatti.
Le forze degli imperi centrali non possono più sopportare la guerra. C'è una massiccia avanzata delle truppe statunitensi, francesi, inglesi in territorio tedesco. E contemporaneamente, nell'ottobre del 1918, gli italiani battono gli austriaci tedeschi a Vittorio Veneto. L'esercito italiano proseguì la sua offensiva, puntò a Trento e Trieste ed entrò a Trieste il 3 novembre 1918. L'Austria dichiara la resa. A Villa Giusti, in provincia di Padova, viene firmato il 3 novembre del 1918 esattamente l'armistizio tra Italia e Austria. L'Italia vince la guerra. Ci prendiamo finalmente Trento e Trieste. L'11 novembre del 1918 i paesi dell'intesa battono la Germania e la Germania dichiara la resa 11 novembre 1918. Si conclude la prima guerra mondiale. Ok, ragazzi, ora il prossimo focus sarà sul perché la Russia è uscita dalla guerra 1917, sul perché e poi le conseguenze della prima guerra mondiale. Cosa a livello di cartina geografica ci ha lasciato la prima guerra mondiale e soprattutto cosa ci ha lasciato anche emotivamente? Perché vedremo in correlazione col grande poeta Ungaretti cosa ci ha lasciato. Allora, fanciulli, come io vi ho già scritto su Nuvola, volevo da parte vostra una breve ricerca. Io vi insegnerò anche a caricarla poi sul Drive. Allora, la breve ricerca è sui due generali che hanno amministrato l'Italia durante la prima guerra mondiale e mi sto riferendo a Luigi Cadorna e Armando Diaz, quindi massimo 10 righe, anzi facciamo minimo 10 righe perché siete pigri, minimo 10 righe, cercate di trovare delle informazioni precise su appunto Luigi Cadorna e Armando Diaz, ok? Io come fare a farmi arrivare queste informazioni le caricate sul Drive, poi vi spiegherò in merito cosa fare e come fare a caricarlo sul Drive. Ciao ciao!